Ciao ragazzi di Moto.it. Oggi il recap di ieri, nel senso che ieri eravamo troppo stanchi, ieri ci hanno tirato scemi su e giù per le speciali e siamo arrivati a casa tardi e non ce l'abbiamo proprio fatta. Oggi volevamo prenderci anche un po' di tempo per parlare della giornata di ieri e anche un po' delle nostre motorette che comunque ci hanno portato fino in fondo. Marco, ieri com'è andata? Parto io, esatto. Vai. Parto io perché ieri è stata la giornata più bella e più brutta della 6 giorni. Più bella perché ho assaporato proprio il vibe, l'atmosfera, la gente che mi aiutava quando lanciavo la moto nel canale. E più brutta perché ho fatto molta fatica ieri. Infatti io partirei dal fatto che l'ondina, il 2,5 con la frizione idraulica, col paramotore, insomma come c'è stata preparata da Red Moto, mi ha salvato la vita. Io ieri, se non avessi avuto questa moto qua, avrei preso penalità senza dubbio, perché comunque era... Vorrei aggiungere la moto senz'altro, anche perché quando giovedì mi ha passato in speciale, era un gatto con non lo sentivo neanche acceso, eppure andava come un missile. Venerdì invece, ieri secondo me era, a un certo punto ha voluto prendere la mia moto al CIO. Cioè al CIO ero talmente stanco che quando esco dal CIO vado, prendo la moto, uno mi fa bello l'altra. Quindi no, il mio mezzo è fantastico e volevo dire che dopo tutti e 5 giorni, perché poi oggi è una giornata diversa, viene fuori la differenza tra la piccola, che per uno come me che è più bravino nel bosco con le radici così nei sassi te la godi, e poi invece la grossa magari sui fettucciatoni con la roba lì. Tu mi hai detto che facevi, cioè, il fettucciatone l'ultimo giorno te li sei goduti, hai fatto dei tempi bassi, brutto. Sì, diciamo che con le ore fatte ho incominciato a capire anche che come andava usata, ho avuto anche una buona messa a punto delle sospensioni che comunque sono andate veramente bene questa settimana. Tendenzialmente sono andato sempre più verso il morbido, non so se perché le braccia non tenevano più e quindi dovevo compensare. Ho finito i click questi qua delle braccia, esatto. E Giovanni invece come ti sei trovato? Molto bene. Io lo sentivo cantare molto bene. Come si dice nel gergo, il motore frullava e frulla anche tanto. La cosa per me molto interessante da far capire al pubblico è che ci sono delle moto, a parte gli adesivi, standard, tirate fuori dalla scatola, dunque alla portata di tutti, e senza fare grandi operazioni sia già una moto più che competitiva in qualunque tipo di condizione, dal cross test all'enduro, alla mulattiera, a qualunque cosa. Sì, comunque abbiamo fatto 1000 km in 5 giorni, quindi le moto abbiamo solo fatto filtri, olio, motore, filtri, olio e gomme. Sì, e gomme. Io non ho mai cambiato neanche le pastiglie, perché comunque le Golf erano tenute tutte le giornate. Vorrei dare una nota di merito al controllo di trazione sul mio 400, perché più che altro non lo senti tanto quando lo metti, ma quando per caso lo togli, dopodiché ti ricordi, cavolo, ma c'era qualcosa che mi faceva andare meglio. Quella roba lì era davvero interessante, soprattutto quando sei nel bosco, sulle pietre, ti dà una grossa mano, soprattutto con quel motorone bello pronto e aggressivo. Finisco, non so se posso finire, comunque provo a fare il sum up. La giornata alla fine è andata bene, io mi sono salvato grazie a un americano e un italiano che mi hanno portato la moto fuori dal fosso. E non è una barzelletta, quando ero stanco a un certo video. Punto l'ho lanciata. La moto non si è fatta niente, vabbè, un po' di spelata sull'adesivo, ma i ragazzi di Honda mi hanno detto che mi danno la tabella, quindi non è un problema per loro. Ed è stato veramente bello vivere la 6 giorni con diciamo lo spirito dell'enduro, che è quello un po' di aiutarsi. Quindi, e soprattutto ieri, hai fatto grande amicizia con un venezuelano. Honda, il top, raga, Honda il top. Il fa tutte le pinne idolo, così. Il nostro idolo. Tutta la gara era su Honda. Quindi chiudiamo la giornata numero 5. Numero 5. Shutdown.